Amici di Spicchi Mantovani, siamo qui al Pala di LF dopo una bella vittoria di Progisa San Pio per 62 a 54 contro Bottanuco. Abbiamo qui Coa Zecchini e Zec, non conta come, non conta in che modo, l'importante era vincere. Importante era vincere perché venivamo da qualche sconfitta di troppo, ci mancavano dei giocatori, abbiamo dovuto arrangiarci magari con alcuni ruoli non proprio loro, però con un mio dirigente ho detto: mi sento che stasera faremo una grande partita, perché li ho visti bene in allenamento mercoledì e secondo me avevamo un po' scautizzato bene anche loro, le loro caratteristiche, quindi sono contento del risultato perché insomma 2 punti sono fondamentali per rimanere nel centro classifica e sono contento per i ragazzi che nonostante, ripeto, assenze importanti hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire. Grande partita come realizzazione di Mantovani, grande partita di Simeone, ottima partita anche di Maucieri, che sono stati tre, diciamo, che sono andati in doppia cifra, però perdonami forse perché ci sono affezionato, ma la partita del spirito di sacrificio che ha fatto Steccanella forse non è uguale, forse al di là dei realizzatori merita lui la palma del migliore in campo. Sicuramente lui è un guerriero e quindi è quello che dà sempre un po' la carica, la spinta, la lotta anche agli altri. Spesso dico ai ragazzi più giovani di guardare quello che fa Steccanella perché, a livello di atteggiamento proprio, perché insomma quello è fondamentale. Nel basket non c'è solo la tattica, ma c'è anche il cuore e la voglia di difendere, la voglia di passarsi la palla, e Steccanella su questo non ha nulla da imparare da altri giocatori, anche magari di squadre più blasonate. Abbiamo visto in campo i 4 giovani, Spagnolo, Citta e Falco, scusa, 3, e anche loro, diciamo, hanno fatto il loro compito, soprattutto è andato Manforte in difesa, facendo tirar fiato diciamo, ai titolari, quindi ottima prova anche dei giovani che speriamo, Zeg, non vengano, tu abbia modo di utilizzare questo, prenda fiducia, non solo per la mancanza magari di qualche senatore, ma perché appunto valgono e secondo me valgono. Ma infatti sicuramente valgono, gli ho detto con loro che i problemi a volte generano opportunità, che è una frase, diciamo, usata forse in eccesso, però è la verità. Loro, grazie anche ai problemi che abbiamo avuto con le squalifiche, con gli infortuni, hanno l'opportunità di andare in campo. Ho fiducia in loro perché li vedo in allenamento e si applicano bene con atteggiamento giusto. E quindi trovano minuti e questo non può far altro che dar loro fiducia, esperienza di basket giocato di questo livello. Ricordiamoci che i ragazzi sono dei 2003, Falco 2003, Citta 2003, Martinotti 2002, Spagnolo considero ormai un senior perché tanto un 99, per cui è vecchio rispetto a loro. E quindi insomma hanno giocato tutti, hanno giocato secondo me anche dei minuti importanti nel momento anche in cui abbiamo anche incrementato il vantaggio e quindi sicuramente ottima prova. E poi vedo che gli dici una cosa. Se fanno un errore, la volta dopo non lo fanno più, per cui insomma sono recettivi, ecco, e questo è molto importante. Sì, chiedo scusa ancora per l'ennesima volta a Martinotti, l'ho dimenticato anche questa volta, almeno l'ho chiamato Martinotti, non Martinoni, quindi anche lui Martinotti nei 4, diciamo, giovani. Zach, oggi è cominciato il vostro campionato? Ma il nostro campionato è iniziato quando è iniziato per gli altri, sicuramente non possiamo nasconderci dietro alle brutte sconfitte che abbiamo subito, anche magari di pochi punti però con brutto atteggiamento. Stasera ci siamo mostrati a noi stessi quello che possiamo fare. Bottanuco è una squadra che veniva da 4 vittorie consecutive, quindi probabilmente anche in fiducia, in più ho messo dentro un 2-10 che viene dalla Gold, che insomma, abbiamo visto l'anno scorso anche in Gold da sostenente. E quindi è una squadra che sicuramente forse poteva essere la più scomoda dal punto di vista della fiducia. Per caratteristiche forse era quella migliore che potessimo trovare e abbiamo sfruttato bene, insomma, il piano partita che era stato fatto e ci è andata bene stasera. Per cui speriamo che inizi stasera il nostro campionato e che le prossime, insomma, visto che sarà molto dura, visto che avremo 2 trasferte, una a Casalmaggiore e una a Manerbio, e che insomma sappiamo che andiamo contro squadre, soprattutto Casalmaggiore, che è molto in fiducia ultimamente, quindi saranno delle battaglie. Zach, grazie ancora per la tua disponibilità, per la tua gentilezza e cortesia e ti auguro veramente di aver trovato la via giusta. Grazie a te, speriamo che sia la via giusta. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ecco, siamo qui amici di Spicchi Mantovani, siamo qui con uno dei protagonisti, Davide Mantovani. Davide,
Partita 22 punti, 6 bombe, era tanto che non si vedeva e tanto che aspettavano questa tua prestazione. Sì, sono contentissimo di questa prestazione, cioè stasera non lo so, non sembravo neanche io. Ho fatto ogni cosa che tiravo entrava, quindi insomma sono felice soprattutto per la squadra, nonostante stasera fossimo abbastanza bolliti, però ci sta. Diciamo che nel momento della difficoltà è venuto fuori il carattere, la voglia di vincere, cose che non so, forse prima non c'era, forse per cosa, Davide? Per troppa sicurezza o per cosa? Ma non saprei, secondo me siamo, nonostante alcuni giocatori siano rimasti rispetto all'anno scorso, tre quinti del quintetto, soprattutto in questi momenti in cui abbiamo vari infortuni, espulsioni, sono praticamente gente nuova, quindi cioè secondo me c'era bisogno di conoscersi, ecco, perché nonostante, sai, conoscersi fuori dal campo non è la stessa cosa. Stasera si è visto, siamo stati una squadra a tutti gli effetti, la palla volava, i contropiedi c'erano e poi il risultato è questo. Forse tu hai preso la fiducia che sei il vero tiratore di questa squadra, cosa che forse prima non è che non te ne rendevi conto, inconsciamente non volevi crederci, ma sei tu il vero tiratore forse di questa squadra? No, non c'è nessun vero tiratore, siamo in serata, chi tira e segna va servito, questo è quanto. Poi si gioca alla mano, si gioca. Davide, la stessa domanda che ho fatto al tuo coach, da questa sera è iniziato il vostro campionato? Presumo di sì, ma anche dalla partita con Asola, dopo c'è stato quello stop a Ome, che purtroppo abbiamo avuto anche l'infortunio di Faccioli, però iniziamo ad ingranare, insomma, sono contento di questa cosa. Sì, Faccioli che oltretutto anche questa sera l'avevate in panchina solo per onor di firma, quindi diciamo questa sera veramente io ho seguito tutto, però forse di tutta la stagione la partita dove il carattere che avete messo questa sera forse non l'avevate ancora messo in nessuna partita, ma inconsciamente, non che l'aveste fatto apposta prima, però questa sera veramente avete messo il carattere, avete giocato proprio da squadra come vi magari un po' non tanto belli, però proprio come squadra proprio un ruolo importante, insomma. Sì, insomma alla fine ci siamo guardati in faccia in spogliatoio, ci siamo visti, eravamo in 9, cioè sì, eravamo questi, quindi o giocavamo con i denti su ogni pallone, se no la partita andava, e fortunatamente è andata nel verso giusto. Grazie Davide per la tua disponibilità e saluto Roberto. Grazie, grazie. Ciao a tutti. Ciao.